Buonasera e bentornati a Talk Sicilia. Continuiamo la nostra grande corsa verso il 25 settembre, il giorno dell'Election Day. Si vota per le regionali, per il rinnovo del Parlamento regionale siciliano, l'Assemblea regionale siciliana per essere precisi, per l'elezione del nuovo Presidente della Regione siciliana e si vota anche, appuntamento atteso a tutti gli italiani, anche per il rinnovo di Camera e Senato, le politiche. Oggi con noi abbiamo un ospite che già nei mesi scorsi è venuto qui a trovarci a Talk Sicilia. Benvenuto a Rita Barbera. Grazie Grazie. Rita del tempo che ci dedichi, sei sempre molto Grazie gentile a raccontarci le tue strategie. Perché ho detto che Rita è stata precedentemente qui negli scorsi mesi? Perché la dottoressa Barbera è stata candidata alla sindacatura di Palermo, non è stata eletta sindaco, ma comunque ha ottenuto un ottimo risultato, no? Il segno che comunque la gente segue questo programma un po' alternativo lei porta avanti. E lei, ci diamo del tuo Sì, ormai. certo. Sì, io infatti sono proprio molto lontana dalla disillusione insomma, dal pensare che sia stata, diciamo, comunque un'attività che è fallimentare. Io No, un la ottimo risultato, ritengo, che siamo sì, oltre il 10%. a parte proprio l'ottimo risultato, per me è stata proprio la verifica, ecco, di un'idea che mi ha portato a mantenere fino alla fine. Possiamo definirla una voce alternativa alla sinistra che pensa alle cose concrete, ai problemi della Io gente? credo sì, una voce alternativa alla sinistra, ma comunque che si Alla colloca sinistra, ovviamente sempre nella sinistra. nella sinistra, si colloca sempre nella vicinanza, diciamo, alla gente. Io, ecco, ho voluto verificare quanto la gente si avvicina poi a una prospettiva di libertà da logiche partitiche E anche clientelari, e diciamoci, anche perché la clientelari, Sicilia ha questo dramma. assolutamente. Ricordo a tutti che la dottoressa Barbera ha trascorso una vita alla guida dell'amministrazione penitenziaria con delle responsabilità molto dense, direttore del Sì. carcere del Lucernario di Palermo e dei Pagliarelli, anche quello dei minori, quindi. Quindi Sì. lei ha avuto la possibilità di Un mappare, come po' dire, il tutto. dolore e il disagio di questa Assolutamente città sì. Ed nei meandri più è stata dimenticati. questa, diciamo, la spinta più forte, la mia esperienza lavorativa che mi ha indotto a fare le scelte anche così radicali, volendo. Perché mi sono voluta proprio rivolgere alla sensibilità anche delle persone rispetto agli ultimi, rispetto al disagio, rispetto, insomma, a dei temi che mi sono sempre stati molto vicini. Non è stato un caso, per esempio, che un'unica lista che mi ha sostenuta fosse quella di Potere al Popolo, che ha questa impronta, ecco, molto Sul diretta territorio, sul no? Sul territorio, sugli territorio. ultimi, soprattutto con l'emergenza abitativa, ma piuttosto che altri temi che, insomma, sono stati da E me quindi per questo abbracciati. ora c'è questa corsa. Lei è candidata, sei candidata al Senato della Repubblica Sì. in un collegio enorme, Enorme, vastissimo. sì, che guarda le Enorme. province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, insomma, è Ah, si il picchia. grande, Molto grande, faticoso comunque molto tenere. faticoso. E tieni la bandiera del Centro-Sinistra Unito, cioè marcando però, come dire, questa, come Un po' dire, la questa, un differenza, po' differente. l'alternativa anche, diciamo, di Infatti c'è una posizione, spillina c'ho sul la petto sua, della dottoressa sì. Ballera, che ricorda, come dire, la sua, Sì. come dire, appartenenza Sì. a E Verdi Sinistra Italiana, reti civiche, Reti ecco, che Civiche. cos'è che mi ha E fatto cos'hanno in più le avvicinare? reti civiche Ecco, che rispetto ai cos'è partiti mi ha fatto tradizionali? avvicinare a questa ipotesi di candidature e non ad altre? Proprio questo settore, questo segmento del tutto che è rivolto alle reti civiche. Ma io credo che proprio è il civismo che non possa più, dal civismo non si possa più prescindere. È una componente importantissima non solo da valutare, ma da cui trarre anche Peraltro il civismo a Palermo è storicamente portatore di valori assolutamente fondamentali, fondamentali l'antimafia, la legalità. che sostengono anche la struttura di questa città, il civismo, ma anche il terzo settore, cioè la gente che a prescindere dalle Partendo dal basso, poi appunto. strategie di partito che possono essere anche lontane da capire, magari avranno un senso, anzi sicuramente ce l'hanno, ma sono lontane dall'essere condivise. Ecco, questa condivisione io ritengo che sia proprio ormai indispensabile. Indispensabile. Perché? Ormai, dico ormai, perché ci si è resi conto in tutti questi anni di politica partitica che
Tutto sommato le persone, la gente, intanto danno un contributo fondamentale e poi hanno un contributo in termini di partecipazione alla vita della città, ma anche del Parliamo di paese. partecipazione, il tuo sentire di Infatti. questa campagna elettorale non si sta distinguendo per temi, programmi, è molto povero dal punto di vista È un politico. po' C'è il spenta, rischio astensionismo, sì. cioè E come si fa a convincere la gente come che è si fa a necessario? convincere? Cioè Si il tuo dovrebbe sentire andando in fare. giro a fare campagna elettorale qual è? E allora, il mio sentire è che sempre di più c'è questo distacco proprio da questa politica che è incomprensibile, secondo me, non arriva, non arriva. Perché infatti i 5 Stelle hanno avuto quel momento di grande gloria? Perché evidentemente la comunicazione era quella di un sentire comune. Se non si arriva a questo, io credo, e questo è diciamo, un obiettivo Ma sembra che quasi impegnativo, questa campagna elettorale sia totalmente distante dai problemi reali che la gente ha ogni e che giorno. Il sono caro tanti, energia, per esempio, che cosa? è gravissimi, anche perché non si vede sbocco, non si vede luce, come si Non si dice. vede luce e purtroppo è drammaticamente Beh, corretto. in tutti i Sembra una sensi. barzelletta, ma non si No, vede no, luce. non è una battuta, è Cioè, proprio fondo al veramente tunnel non c'è non più la si vede, luce. non c'è luce. Ma questa veramente, sì, è una metafora, ma è anche una realtà concreta. La crisi energetica, insomma, è uno dei temi, forse è il tema più importante Che di però questa nessuno campagna. offre delle soluzioni radicali. Nessuno le offre, si spera in questo aiuto dello Stato rispetto a tanti imprenditori che hanno serissime difficoltà. Chi lo sa se questo aiuto sarà all'altezza del Della problema? gravità Non della lo situazione. so, non lo so. Speriamo che si avvicini il più possibile, ma speriamo però di trovare anche delle soluzioni per il futuro, Ma perché l'aiuto estemporaneo può questo tamponare. però è un problema che non riguarda solo l'Italia, riguarda No, tutta certo, è il l'Europa. mondo, Ormai abbiamo certo. scoperto che non è più un problema di tariffe del gas, è un problema di speculazione Sì, finanziaria. Cioè, ma assolutamente cosa sì. aspetta la E beh, Commissione io credo europea? che proprio lì veramente si taglia la radice quando si trova un sistema nella natura, perché come Ah, quindi tu vedi, dici ammortizziamo il colpo ma andiamo verso la transizione ma ecologica? assolutamente sì, perché altrimenti saremmo sempre suscettibili di ricatto. Una nazione piuttosto che un'altra, un produttore rispetto a un'altra, ma Io sempre non vorrei sotto farti fare la ricatto. parte del candidato indipendentista e autonomista, perché tu sei una donna libera di principi democratici, fortemente radicata diciamo, una politica di visione europea. Però, diciamo, dal punto di vista energetico, la Sicilia potrebbe avere la piena autosufficienza. Abbiamo Infatti potrebbe avere cinque fonti l'autosufficienza. energetiche. Assolutamente sì. Però credo che lì i costi per la riattivazione siano maggiori di quello che potrebbe essere il ricavato utile, almeno così ho letto Però la von der dai Leyen, il dati. presidente della Commissione, ha detto che noi siamo Sì, l'isola che esemplare per siamo. il Ma no, fotovoltaico. io Lì, per infatti, il esempio. fotovoltaico sicuramente, io parlavo dei Sì. giacimenti, insomma, Sì, no, quello penso che ci si può. però il fotovoltaico assolutamente sì, potremmo essere. Ma forse non ci vuole un po' di coraggio nel dire Ci vuole affrontiamo questa coraggio crisi e e facciamo programmazione sui investimenti? risultati. Ecco, investimenti, hai detto bene. Cioè, se non si programma una linea che ti indica l'obiettivo finale, ma come ci puoi arrivare? Fai cose a tantoni, fai cose che tamponano, ma non. Invece il programma ti induce a pensare di avere un obiettivo con delle tappe da rispettare. Solo così ci potremmo salvare, Io ho secondo me. l'impressione che crisi dopo crisi in questo paese stia prevalendo l'idea di creare, come dicevi tu, delle soluzioni tampone. Sì, che L'abbiamo visto col Covid, invece non deve andare. Beh, il Covid un alla altro fine era esempio, un'emergenza, ma sì, ma questo sarà il futuro. un altro Quindi. esempio, perché parlavo del Covid? Mi facevo riferimento a quello a cui è servito il reddito di cittadinanza durante il periodo del Covid. Ora però il reddito di cittadinanza è diventato quasi una cosa, un diritto inalienabile, ma noi sappiamo che non è Sì. così. Il diritto inalienabile è il diritto, diciamo, al sostegno per le persone deboli. Quindi è questo, è il diritto che è inalienabile. Gli strumenti sono tutti perfettibili, tutti anche da cambiare, se Secondo te non va vanno cambiato il bene, reddito di beh, cittadinanza? aggiustato sicuramente.
abolito. Non è il nome che dà il senso, no? Reddito di cittadinanza va anche bene, ma quello che dico io è la garanzia del diritto. Il modo con cui viene erogato. È la garanzia del, è il modo, la modalità è assolutamente da fare. Comunque c'è stata anche molta, secondo me, strumentalizzazione su questo, pur di andare contro. In che senso, diciamo, strumentalizzazione? Così, pur di andare contro lo strumento che ha fatto, diciamo, di cui i 5 Stelle hanno fatto una bandiera. Beh, in si tutti vede i sensi. Comunque, diciamo, soltanto a Palermo, in Sicilia, perché in tutto il resto d'Italia non hanno più tanto seguito, ma i 5 Stelle hanno un oceano di folla. Ma perché qua c'è molta povertà. Diciamo. Non a caso all'ex premier Conte i palermitani lo chiamano Upapà, ti ricorda niente? Sì, ma certo, certo. Ai tempi del buon Luca Orlando. Certo, infatti, assolutamente sì. Ma non diventa una mossa quasi, diciamo, senza che ci sia un reato vero e proprio, ma dal punto di vista filosofico-politico non è un atteggiamento paraclientelare. Paraclientelare, sì, lo dobbiamo è. Avere il coraggio di dirlo, sì, però. Questo lo è paraclientelare, però... Diciamo, cioè, quando la persona... però cercare il consenso è anche, fa parte della politica, no? Perché è quello che... Per però cui non è cambiato di... nulla, diciamo, noi abbiamo criticato Orlando negli anni per la sua politica sul precariato, oggi sì, è, come dire, allo specchio, addirittura non c'è più neanche la fruizione di un servizio per le collettività. Però questa tendenza di trovare, di cercare l'uomo forte, quello che ti dà la soluzione di tutti i problemi, io vedo che c'è sempre, nonostante stiamo parlando di partecipazione. Devo farti una domanda provocatoria, ma è perché mi ci hai portato tu. Hai parlato di uomo forte, ma c'è anche il rischio di una donna forte. Sì, c'è il rischio di una donna forte molto vicina al mondo maschile, comunque, devo dire. Non che questo sia un demerito. No, ma il problema non è tanto il fatto che sia donna uomo, sì, mi riferisco al no, fatto no, io, il centrodestra sembra... No, io intanto al genere ci tengo molto, sì, perché la sensibilità e la visione della vita è diversa ed equilibra soprattutto il pensiero maschile, per questo ha un valore forte, no? Perché in un mondo fatto di uomini e donne allo stesso, numericamente uguale, le donne diciamo, siete un po' di più, anche di più, ma riteniamolo uguale, è necessario che la vita e il futuro e la società siano viste da due punti di vista diversi, perché devono rappresentare due diversità. Quindi ecco, io dico sempre che la mia, non dico fissazione, ma il mio credere al fatto che una donna possa dare un contributo importante nella vita sociale, nei posti apicali, nei posti dove si fanno le cose, dove si decidono soprattutto le vite delle persone, siano importanti. Tolto questo, la Meloni, per dare non il ci nome, giriamo attorno. Per dare il nome, è una donna che ha una visione prevaricatrice e di destra molto forte. Non rappresenta assolutamente i principi della parità di genere, secondo quindi? Secondo me no, quando lei si presenta dicendo sono una donna, sono una madre, sono cristiana, sta dicendo tutto il resto è niente, cioè tutto il resto della, cioè lei già solo per queste affermazioni dimostra come la sua visione del mondo, della politica, di tutta quella è settaria, è rivendicatrice di alcune categorie perfette come essere donna, essere madre. Non considera che una donna può non essere madre, non essere cristiana, quindi tutto il resto dov'è? Che cosa fa? Non vale niente? Cioè c'è una perdita di identità del genere femminile. Del genere, e per questo io dico che non è tutte le donne vanno bene, ma delle donne che hanno la consapevolezza che rappresentano la seconda parte del mondo. Una piccola curiosità, se dovessi essere eletta, noi ti auguriamo un grande in bocca al lupo per questa battaglia elettorale. Grazie. Preferiresti essere chiamata senatore o senatrice? Senatrice, assolutamente sì. Perché qualcuno ci diceva che la carica è istituzionale e quindi non si deve... Ma che... allora, il linguaggio di genere, per dire una cosa che... Ma infatti lì ti volevo portare. Il linguaggio di genere non è forma, è sostanza. Il linguaggio di genere ha il riconoscimento di un mestiere, di una professione che può essere fatta da un uomo e da una donna e quindi devono avere, diciamo, una forma diversa, no? Una declinazione diversa.
Allora, ci sono alcuni diciamo sostantivi che possono essere coniugati benissimo, si può dare il senso del femminile attraverso l'articolo, no? La La presidente o presidente. No, presidentessa, no, la la presidente va presidente. bene, mentre altri hanno bisogno della A Declinazione finale, corretta. sindaca, io ci ho tenuto molto a dire candidata sindaca, ci tengo perché... Il sindaco lo può fare, o Sì, la perché molto sindaca? spesso non è un problema di No, volontà, è proprio no. di cacofonia diventa, Cacofonia. sì. Allora, la cacofonia molto dipende anche dall'abitudine al È vero. suono, ma molto, molto, molto. Allora, la Treccani, per legarci a un fatto, un evento di 3 giorni fa. Perdonami, però io dopo Petaloso della Treccani non mi fido più tanto, eh. Diciamoci la verità. Per Vabbè, si adegua ai Petaloso. Sì, tempi, no, però si adegua insomma, ai tempi. ormai vale tutto, il linguaggio in corsivo, insomma, Sì, non c'è più beh, rispetto. certo, beh, ci vuole una Linguaggio di logica. genere va bene, però neanche calpestare questa meravigliosa lingua dell'italiano e non parliamo del siciliano che è ancora più No, no, splendido no. Però la e radicato. Treccani ha inserito nel femminile di tanti nomi che non l'avevano, diciamo, Però al di là, come dire, della No, è il forma tempo, sostanziosa, sono i tempi che appunto, ma io cambiano. volevo chiederti questo, al di là, ha detto che non è forma, quindi della forma Sì. sostanziosa del linguaggio di genere, il ruolo delle donne in politica, non soltanto, ma anche nelle professioni, una volta eletta, cioè, cosa si può fare in Parlamento per dare quella spinta necessaria affinché diritti siano veramente egualmente riconosciuti agli uomini e alle Si può donne, ma anche agli altri generi? fare avendo il coraggio di andare controcorrente, il coraggio di disallinearsi, Disallinearsi. Ma perché si scelgono sempre in politica questi termini così astrusi? non si, Perché? allinearsi significa Io questo so perché tu stare. sei stato un grandissimo manager pubblico, dico, ma Sì. e quindi sicuramente la tua competenza Sì. E allora nella scrittura ti viene di. ti dico che questo concetto, perché io sono questa perché ho fatto questo lavoro, non ho altro. Allora ti dico questo, nella visione comune fare la direttora di un carcere è diciamo mostrare la forza Che rappresenti l'autorità intesa. dello Stato che Ecco, punisce. no, ma poi è che è stata delegata per tantissimi anni agli uomini. Allora, che cos'è che fa la differenza da un uomo e una donna in un contesto così? Non rinunciare alla propria visione e non allinearsi con quello che è stato fatto fino a quel momento. E allora, io questo ho fatto, cioè io ho lottato anche con me stessa alcune volte, per non adeguarmi. Ma per portare avanti la mia visione delle cose. E quindi è questa la forza delle donne, non delegare ad un altro tipo di governo, in questo caso, oppure di gestione o di politica, a una visione che non ti appartiene naturalmente. Non perde la propria naturalità. Assolutamente sì. E avere il coraggio anche quindi di gestire il non consenso di questa cosa molto spesso. Io ne sono proprio la testimone. Tante cose non venivano condivise di quello che io pensavo diciamo, nel contesto in cui vivevo e quindi lavoravo. Tante cose, ma io ci ho tenuto sempre a mantenerle. E poi alla fine sono stata anche vincente, spesso, alcune volte no, ma Vabbè, molte sì. siamo esseri fallibili, insomma, la tua Certo, carriera è la testimonianza, come dire, infatti, ma di una donna con la assolutamente schiena sì, dritta, soprattutto questa, una donna assolutamente. Anche la delle istituzioni. candidatura è stata un po' una prova di forza. Cioè io fino all'ultimo nella Parliamo di candidatura a quando sei candidata a sindaca sindaca. ho avuto sempre, come dire, le richieste di fare un passo indietro, no? E di allinearmi. Perché mi si diceva sono voti persi, non sono voti I voti non utili. sono mai persi. La Vabbè, però mi si diceva libertà così: di. scegli una posizione più sicura di candidata, per esempio a consigliera, probabilmente sarai eletta, ma fai questo passo indietro. Ma questa mi è stato detto centinaia di volte durante la mia campagna elettorale. Io ho detto, se io ho promesso una cosa dall'inizio, ho promesso
che avrei cercato di governare questa città in un certo modo. Io non posso assolutamente discostarmi da questa promessa. E fino all'ultimo, faticosamente, devo dire, molto faticosamente, ho cercato di mantenere questo. Ed è stato il risultato che mi ha pagato su questa fermezza, no? Su questa posizione che non si è smossa di un centimetro. Ho una curiosità. Dopo la campagna elettorale molto positiva per Palazzo delle Aquile, ora ritorni in campo per il Senato. Per il Senato, la gente, sì. Cioè, quando la rincontri, cosa dicono? Magari ci riprova? Ma certo, o c'è allora, il ricordo positivo di quell'esperienza? In questa mia candidatura è stata più, devo dire, io sono uscita dalla campagna elettorale molto stanca, provata in tutti i sensi, anche perché è stata una campagna elettorale che io mi sono autofinanziata in gran parte, non tutta, ma molta parte. Quindi, insomma, io non sono ricca e quindi ho raggiunto i miei limiti. Quindi non avrei potuto affrontare una campagna elettorale di una certa rilevanza, eccetera. Questa mi consente di fare una campagna elettorale in economia, nel senso che do me stessa, ecco, oggi sono qui e dico il mio pensiero e basta. Allora, ma la gente che ti rincontra dice, dai, questa volta ce la facciamo. Il mio volantino, diciamo, è... Non ce l'abbiamo fatta ieri, ce la faremo il 25 settembre. Quindi la mia è stata una candidatura, diciamo, di coerenza. Nel senso che quando io ho chiesto il voto, ho detto non finisce qui il nostro percorso insieme. Una promessa mantenuta, quindi. Ed è stata solo per mantenere la promessa, non per una ambizione. Ecco. Ci hai preso gusto? Ci ho preso gusto. Perché è bello raccontare. Devo dire che ho avuto sempre questo gusto, no? Di potermi interessare degli altri. Un giorno, non so, non mi ricordo, credo un magistrato di sorveglianza mi disse, dottoressa, lei si innamora del destino degli altri. Ed è vero. Che bello. Sì, io mi innamoro del destino degli altri e quindi è per questo. Non c'è miglior pregio per un politico? Non lo so, io sono sicura di averlo perché l'ho verificato fuori dalla politica, quindi per me me lo poi sento. Poi viene tutto naturale, perfetto. Rita, io ti ringrazio, il tempo a nostra disposizione è finito, è stata grazie. Una bellissima, amabile grazie. Chiacchierata, anche grazie. Toccando dei temi abbastanza forti. Noi diciamo auguriamo sempre il bocca al lupo ai nostri ospiti, però strappiamo sempre una promessa. Vediamoci qui, noi saremo in diretta il 26 settembre a commentare le elezioni, certamente. Le politiche regionali, come noi no. Ci teniamo a averti nuovamente. Speriamo in allegria. Ospiti, in allegria, comunque in allegria, comunque vada in allegria perché noi siamo democratici e rispettiamo sempre certo. il risultato delle urne. Ma è vero. Sperando che insomma il buonsenso guidi gli elettori. Grazie. Grazie Rita e un grande saluto a chi ci segue. Buona giornata a tutti.